Dottor De Luca, innanzitutto quali sono i benefici che si possono ottenere con un prolungamento della DAPT oltre i canonici 12 mesi, quindi andare più in là, e quali sono invece i rischi che ci si accolla decidendo, appunto, prendendo questa decisione clinica? Bene, in effetti è un argomento estremamente dibattuto, e non solo in questo congresso dell'ESC, ma anche direi negli ultimi anni, da quando addirittura è in commercio il clopidogrel. Ci sono stati alcuni studi che hanno proprio valutato l'estensione e la durata della terapia con clopidogrel. E ci sono poi stati degli studi negli ultimi anni che hanno messo in discussione questa fatidica durata dei 12 mesi nei pazienti con sindrome coronarica sottoposti o non ad impianto di stent. E proprio questo è emerso essere il punto cardine della discussione. Un conto è avere o ricevere uno stent per una sindrome stabile, e lì probabilmente la durata della doppia terapia antiaggregante può essere sicuramente inferiore rispetto ai canonici 6 o 12 mesi, e ci sono diversi studi che hanno dimostrato questo. Un conto invece è un paziente con una sindrome coronarica acuta oppure con un pregresso infarto. Bene, il beneficio dell'estensione della durata della terapia in questi ultimi pazienti, cioè pazienti con pregresso infarto e con fattori addizionali di rischio, è stato documentato recentemente dallo studio Pegasus. Lo studio Pegasus ha randomizzato più di 18.000 pazienti, appunto, con una storia di infarto fra 1 e 3 anni ed un fattore di rischio addizionale che fosse età superiore ai 65 anni, diabete mellito, disfunzione renale, malattia multivasale o eventi infartuali ricorrenti, sostanzialmente a tre bracci di terapia. Uno era placebo in aggiunta all'aspirina a basso dosaggio, un altro era sempre in aggiunta aspirina il ticagrelor ad un dosaggio standard che noi comunemente siamo abituati a utilizzare nella fase acuta delle sindrome coronarica, cioè 90 mg per 2, e un altro era ancora una volta aspirina a basso dosaggio verso un dosaggio nuovo più basso, perché ormai siamo al di là del primo anno di terapia, cioè quello di 60 mg sempre due volte al giorno. Bene, lo studio Pegasus ha inequivocabilmente dimostrato che questo prolungamento della terapia in questi pazienti ad alto rischio porta ad un beneficio in termini di endpoint primario classico di mortalità cardiovascolare, infarto e stroke. A questo però si abbinano dei rischi, come ha detto lei, e cioè il rischio atteso, visto che parliamo di farmaci antiaggreganti, di emorragie maggiori. Questa è la grande novità. Tutto lo spazio della ricerca adesso non è più focalizzato sulla fase intraospedaliera, ma proprio su questa fase cronica e a lungo termine della terapia. Nella fase intraospedaliera siamo stati abituati proprio a fare un netto bilancio rischio-beneficio, eventi ischemici, eventi emorragici. Adesso si sta vedendo che nella fase cronica, e questo lo dice l'FDA, cioè l'agenzia che ha approvato il ticagrelor 60 mg per un trattamento a lungo termine, come è stato poi successivamente approvato dall'EMA, valuta il cosiddetto danno irreversibile. Il danno irreversibile è un composito di morte, infarto, stroke e poi di emorragie intracraniche e emorragie fatali. Cioè non conta più soltanto l'emorragia minore, che una volta si diceva impattava sull'outcome, sulla prognosi, o l'emorragia maggiore. Impattano quelli che realmente sono le complicanze emorragiche che hanno un certo destino fatale, appunto emorragie intracraniche e fatali. Se mettete tutti insieme questi endpoint nel trial Pegasus, il beneficio è un beneficio positivo, c'è una riduzione del rischio relativo del 14% a favore del braccio ticagrelor verso il braccio placebo. Ecco, una precisazione, quando lei ha parlato di terapia a lungo termine, di quanto ci riferiamo, e sono in aggiunta ai primi 12 mesi o sono, cioè in totale? Ecco, ci faccia capire per quanto tempo, appunto, andrebbe usato il farmaco, poi vediamo quando, ma per quanto tempo? Questa è un'altra domanda fondamentale. Nulla cambia nel primo anno. Tutto ciò che è stato fatto ed è stato raccomandato dalle linee guida per il primo anno dopo un infarto, ST sopra o non ST sopra, non cambia. Valgono i 12 mesi. E se volete utilizzare il ticagrelor lo dovete fare come è stato fatto sino ad ora. Un dosaggio di carico durante la fase ospedaliera, quando è fatta la diagnosi certa di sindrome coronarica, e poi 90 mg per 2 per i 12 mesi successivi all'evento acuto.
Ciò che cambia è cambia all'anno di terapia. Dopo i 12 mesi con i 90x2, adesso si deve utilizzare il 60 mg. Questo è l'unico dosaggio che è stato sottomesso ed approvato da FDA. Per quanto tempo? In Pegasus è stato testato per i 3 anni successivi. Per quanto tempo sarà approvato dalle agenzie regolatorie, dall'agenzia italiana, ancora non si sa, però se stiamo ai dati del Pegasus è ragionevole in pazienti selezionati e nella tipologia dei pazienti Pegasus prolungare la terapia per i successivi 2 o 3 anni, oltre l'anno di terapia standard. Dottor De Luca, noi stiamo parlando del ticagrelo, ma per le altre tienopiridine, che quindi sono il clopidogrel, la vecchia ticlopidina e il recente Prasugrel, ecco, questi dati non ci sono, ci sono? Qual è la situazione? E questo è molto importante. Allora, questi i dati per il clopidogrel ci sono, ma non ci sono in una maniera randomizzata. L'abbiamo utilizzato per tanti anni anche al di là dell'anno di terapia in pazienti che prima selezionavamo in base al nostro giudizio clinico, pazienti con alte caratteristiche angiografiche di trombogenicità, pazienti con angioplastiche complesse o in pazienti con pregresso infarto ad altissimo rischio ischemico, e l'abbiamo utilizzato per tanti anni anche al di là dell'anno di terapia. Non esistono però dati randomizzati che supportano questa nostra pratica. Ad oggi, se vogliamo seguire la evidenza oppure la scienza o facciamo un evidence-based medicine, dobbiamo, prolungando la terapia, utilizzare il ticagrelor 60 mg per 2. Per quanto riguarda invece Prasugrel, ci sono dei dati di prolungamento della terapia che derivano dall'ampio trial randomizzato DAPT, che però che hanno dimostrato anche un buon profilo di sicurezza ed efficacia di Prasugrel in aggiunta all'aspirina al di là dell'anno di terapia, però questi sono dati che derivano da una popolazione di angine croniche stabili. I pazienti con sindrome coronarica ruolati nel DAPT sono inferiori al 20%, pazienti con non STEMI vero sono inferiori al 15% dei casi, per cui direi che nei pazienti post EMAI o nei pazienti post SCA non abbiamo ad oggi dati randomizzati neanche per il nuovo farmaco Prasugrel. Ecco, ultima cosa, una puntualizzazione importante, lei l'ha già un po' accennato, però vorrei che ci appunto ribadisse quali sono i pazienti in cui appunto i benefici superano i rischi, in cui si giustifica fin dall'inizio l'utilità di un prolungamento dell'ADAPT oltre i 12 mesi. Ma io, per essere semplici, direi i pazienti che sono stati arruolati in Pegasus, quindi ancora una volta pazienti con pregresso infarto e pazienti che hanno almeno un fattore di rischio additivo di alto rischio, quindi ripeto, diabete, disfunzione renale, pazienti multivasali o che ricevono diversi stent intracoronarici, pazienti che hanno una storia di recidive, di eventi ischemici ricorrenti appunto, o pazienti che hanno più di 65 anni e che ragionevolmente non vanno al di là di una soglia di età che li porterebbe invece ad un rischio emorragico molto alto. È importante dire che non basta questa valutazione puntuale, come si fa invece nella fase acuta delle SCA. La valutazione nella fase cronica è una valutazione che va ripetuta. Dobbiamo valutare dopo il primo anno di terapia se ci sono i criteri di alto rischio che consentono di prolungare la doppia terapia antiaggregante, ma poi il gioco non finisce lì. Bisogna rivalutare il paziente, vedere se cambiano le caratteristiche di rischio ischemico, ma anche le caratteristiche di rischio emorragico, e valutarlo almeno una volta l'anno per vedere se appunto questa terapia va interrotta in maniera programmata oppure se i pazienti meritano ancora un prolungamento ulteriore della doppia terapia antiaggregante. Dottor De Luca, dal punto di vista organizzativo, tenendo conto di come, diciamo così, dell'iter del paziente appunto che ha avuto una sindrome coronarica acuta, quindi prima ricoverato nella cardiologia interventistica, poi dimesso, poi seguito un po' da voi, un po' forse dal medico di famiglia, ecco, ci racconti un attimo il viaggio di questo paziente e come si dovrebbe inserire una corretta gestione del prolungamento eventuale dell'ADAPT. Ma in teoria, diciamo in una maniera virtuosa, il paziente dovrebbe essere rivalutato dal cardiologo, da un cardiologo ambulatoriale o anche dal medico di famiglia, teoricamente ove possibile, per vedere appunto se è un paziente che merita un prolungamento della terapia antiaggregante, come ho detto
una maniera non statica, ma in una maniera dinamica, con valutazioni puntuali ripetute nel tempo. Dal punto di vista pratico questo dipende molto da quello che deciderà AIFA, dipende dal piano terapeutico, da ogni quanto questo piano terapeutico con i 60 mg di ticagrelor sarà rinnovabile o rinnovato e chi potrà essere o chi sarà delegato a rinnovare questo piano terapeutico, per cui se deve essere il cardiologo ospedaliero necessariamente si devono creare, ove già non ci sono, degli ambulatori cardiologici dedicati per il follow-up del paziente post-infarto. Però penso che il tipo di problema e dei possibili benefici o dei rischi, insomma, lo meriti, no, in fondo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io credo che dopo, sempre stiamo parlando di teorie perché non sappiamo cosa verrà fuori dal piano di approvazione del farmaco, ma teoricamente dopo le prime valutazioni cardiologiche poi il paziente, tranne che non abbia degli eventi emorragici maggiori o che non desideri interrompere la terapia, possa avere una rinnovabilità del piano terapeutico che non deve essere necessariamente in mano del cardiologo ospedaliero.